le altre trasmissioni. Grazie, grazie, allora, grazie. La mia domanda è: come puoi sentire, io ho la voce rauca, ho il raffreddore e un po' di tosse, senza febbre. Prendo i mezzi pubblici. Io come faccio a sapere che non sono un potenziale contagiatore di coronavirus e qualcun altro più debole di me lo può prendere e ammalarsi seriamente? Devo andare in giro con la mascherina? Non deve andare in giro con la mascherina. Dov'è che è residente? Ho perso... A Roma. A Roma. A Roma prendo mezzi pubblici che sono super pieni. Allora, io Un'altra domanda pure. Sì. Sì. L'aria condizionata degli aerei può essere un veicolo? No, allora gli aerei hanno dei sistemi di segmentazione che identificano spazi di 6 file di sedie, tant'è che si è visto come il rischio è assolutamente limitato. È chiaro che non si sa mai se si è seduti davanti a 2 file o dietro 2 file a un soggetto a rischio. Quindi il rischio in questo momento lo corriamo tutti su questo coronavirus e su altri tipi di virus. Dal punto di vista pratico, in Roma può darsi che ci sia qualche soggetto, ma io ritengo che in questo momento nella capitale non ci sia quella situazione che ci spaventa di più in Lombardia. Professore, mi approfitto per farle io una domanda, no? Sì. Lei dice a Nadia, siccome vive a Roma, Roma non è una zona considerata a rischio, non è né zona rossa né zona gialla, giusto? Esatto. È zona verde, pur essendoci stati 3 casi, ricordiamolo perché è una buona notizia, 2 sono guariti, completamente guariti, il ricercatore e la signora cinese, che è stato il caso 1 in Italia, la signora cinese, certo, che era stata ricoverata allo Spallanzani. No, lo dico perché pure le buone notizie vanno date. Dopodiché, quindi, Roma è zona verde. In la domanda momento, è, sì. Se io ho un dubbio, ho l'angoscia, c'ho un modo di andarmelo a fare questo tampone? Privatamente lo posso fare? No, no, è impossibile, bisogna usare i laboratori di riferimento, non ci sono laboratori privati che lo eseguono e sarebbe un'assurdità. E vogliamo dirlo, ingolfiamo il lavoro poi degli istituti che devono fare la ricerca, senso. Perché assolutamente. L'istituto è sempre lo Spallanzani, ad esempio per il Lazio? Ci sono diversi altri reparti, in pratica il meccanismo è a 3 livelli, primo laboratorio, un laboratorio di riferimento regionale e poi l'istituto, cioè lo Spallanzani e l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi diciamo c'è che un'esigenza se noi anche avessimo l'opportunità di andare in uno studio privato dobbiamo ricordarci che ingolferemo il lavoro di tutti, questo è il tema. Inutilmente, assolutamente, non è previsto e non lo farebbe nessuno. E la quindi... signora in questo momento a Roma può avere una delle forme simili influenzali di questa fine stagione e quindi credo che davvero debba essere serena e tranquilla. Ora, Nadia non si deve preoccupare, ma in quale caso dovrebbe preoccuparsi? Che consiglio le possiamo dare? Se le viene la febbre? Ma direi che in questo momento su Roma e sulla la parte centro-nord, sud Italia, è influenza. È chiaro che è un concetto a questo punto di precauzione, di sentire, di telefonare al proprio medico di famiglia e con lui definire quelli che possono essere elementi successivi di approfondimento. Per ora può stare tranquilla. Gabriella dalla provincia.